documento anche questo piccolo inconveniente. Nella rimozione sono rimasti, non so se si possono vedere, sono rimaste delle tracce di colla sul touchscreen. La scheda ha trascinato della colla quasi al centro del touchscreen. È opportuno rimuovere queste tracce. Chiaramente per rimuoverle non cerchiamo di scrostarle via con attrezzi non adatti, ma per esempio utilizziamo la stessa scheda in maniera molto dolce, passandola in questa maniera. So che subito sembrerà che non viene via, però ricordiamoci che questo è un touchscreen, quindi non possiamo andarci a dare delle smazzate incredibili perché sennò alla fin fine lo roviniamo. Secondo che io ho usato praticamente degli Scottex, magari in doppio strato, quando mi serviva solamente in strato singolo, con il dito dentro, così, bagnati con la saliva. Non mi sono fidato di usare nessun tipo di solvente o altre cose. E adesso si tratta solamente di cercare di evitare che si depositino pelucchi di polvere, ma questo diciamo nella fase subito prima della messa in posa del nuovo digitizer. Questo è il nuovo digitizer che andremo ad applicare. Rimuoviamo dalla schiena. Ha una pellicola nella parte inferiore e un'altra sulla parte anteriore per proteggerlo da graffi eventuali. Prima cosa che andremo a fare, andremo a reinserire il cavo del digitizer all'interno del suo alloggiamento, questo buchino, okay, dove deve passare. Ecco, il cavo è di nuovo nell'alloggiamento e vediamo che fuoriesce infatti dalla parte inferiore. Andiamo a riposizionare il frontale dei bottoni molto semplicemente sui bottoni stessi fisici. In questa maniera. E vedrete che sono ancora mobili, cioè vengono ancora via, ma basterà appunto poi mettere il front bezel e terrà tutto unito. Prima di far ciò, assicuriamoci che tutti i connettori fuoriescano nella maniera giusta. In questo caso ricordiamo il cavo flat del touch che è passato attraverso il buco, quindi è giusto, e questo dei bottoni che è in sede corretta. Il front bezel è semplicemente da appoggiare sopra, l'abbiamo appena fatto, comunque vediamo che basta, cioè si appoggia sopra, non c'è nessun tipo di scatto da effettuare, è perfettamente aderente e come vediamo blocca per sua natura, per sua conformazione, i tasti in sede. Quindi non ci rimane altro che ruotare il telefono. In questa fase cerchiamo di tenerlo comunque con le dita, con le mani, perché non è ancora del tutto bloccato in sede, ripeto, non sussiste più, perlomeno in maniera così tenace, la colla che era stata precedentemente messa dal costruttore. Quindi in questi frangenti il telefono potrebbe ancora disassemblarsi, quindi costringerci a rieffettuare l'ultima operazione. Comunque adesso andiamo a rimettere le due viti il front bezel, che sono esattamente queste due, una e una due. Questa è quella che vi ricordate, il cavo GPS gli dava fastidio. Infatti aspettiamo ancora prima di rimetterlo in sede. Veniamo alla parte delicata del riassemblaggio, ovvero riassemblare la scheda madre con la scocca e i suoi relativi flat. Ricordiamo che abbiamo precedentemente scollegato questo flat che va inserito dentro questo connettore, diciamo inserendolo non a pressione ma a scorrimento, e poi bloccato con il fermo marrone dello stesso, mentre invece quest'altro connettore, questo flat con questo connettore, invece va inserito a pressione su quest'altro connettore.
Ecco fatto. Il fermo è abbassato, il cavo è inserito. Il secondo cavo, il secondo connettore dovrebbe essere alquanto più facile in quanto si tratta di appoggiarlo semplicemente sulla sua sede e premere leggermente fino a un piccolo scattino che forse avete anche udito. Abbiamo riappoggiato la scheda nella sede, abbiamo reinserito il pezzo che ospita i comandi volume in sede. Non ci resta adesso che reinserire il connettore del GPS. Ecco, inserito, abbiamo l'accortezza di farlo passare dentro questa scanalatura, così risulta perfettamente in sede e non ostacola l'assemblaggio del telefono. A questo punto dobbiamo riassemblare le viti sulla scheda madre, la prima in questa posizione e la seconda in questa. Abbiamo reinserito questo cavo in sede. Per capire se sia in sede correttamente vi è questa linea bianca, non so se la vedete, che deve praticamente essere a filo del connettore stesso. Per fissare il tutto basta abbassare la scheda. Scusate, la molla nera. Questo a pressione semplicemente. Riassembliamo la scocca posteriore ricordandoci di inserire anche i tasti del menu e dell'accensione. Abbiamo terminato il riassemblaggio, adesso proviamo semplicemente a riaccenderlo e controlliamo le operazioni principali. Quindi proviamo l'accensione. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew. Tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe I have been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march, it's a cone and it's a broken.